Ragazzi, buongiorno e benvenuti in un nuovo tutorial di Elden Ring. Se avete incominciato il DLC e trovate che i nemici hanno un sacco di vita e vi fanno un sacco di danni, questo è il video giusto per voi. Vediamo come fare per diventare un po' più forti nei primi 10 minuti. Passo numero 1 è andare a prendere la mappa che si trova più o meno qui. Passo numero 2 invece è recarsi dove abbiamo messo i 4 segnalibri per prendere un oggetto nuovo che è esclusivo del DLC. Adesso ci ridirigiamo prima verso questo segnalibro qui e con la potenza dell'editing velocizziamo tutto. Arrivati alla croce del sentiero triforcato, raccogliamo questo nuovo oggetto. I frammenti di albero ombra sono una nuova aggiunta al gioco e permettono di aumentare i danni inflitti e di ridurre i danni subiti. Ci dirigiamo verso il prossimo frammento, dobbiamo attraversare quell'arco gigantesco. Alla croce del cancello principale prendiamo il secondo frammento, lo troviamo qui. Adesso ci riteletrasportiamo all'inizio e andiamo verso il segnalibro numero 3. Ragazzi, arrivati al cimitero ci dovrebbe essere un nemico, lo vediamo di fronte a noi con un vaso. Lo uccidiamo e ci dovrebbe droppare il frammento. Perfetto. Torniamo indietro alla grazia in modo da resettare i cani. Ci sono un sacco di cani, state attenti. Se non trovate il tizio col vaso, se n'è andato sottoterra, rivenite alla grazia, resettate e tornate. A questo punto non ci resta che dirigerci verso l'ultimo frammento. Probabilmente conviene teletrasportarsi. Arrivati qui, passiamo da dietro e cerchiamo di prendere il frammento senza aggrare il Cavaliere Nero. Vediamo cosa abbiamo risolto in circa 7 minuti. Andiamo in equipaggiamento. Vediamo che la nostra potenza d'attacco è 661 e la nostra difesa è del 21%. Ci riposiamo alla grazia. Abbiamo preso 5 frammenti e abbiamo una nuova voce nel menu, benedizione del regno dell'ombra. Potenziamo la benedizione dell'albero ombra. Facciamo un frammento. Il cavaliere nero ci ha dato 2 frammenti. Usiamo altri 2. Abbiamo portato la benedizione dell'albero ombra al livello 3. Vediamo che cosa è successo al nostro attacco e alla nostra difesa. Come potete vedere, l'attacco è passato da 661 a 826, un incremento del 25% in 7 minuti, e la difesa è passata dal 21% di riduzione dei danni al 37% di riduzione dei danni, un aumento veramente incredibile. Ragazzi, detto tutto ciò, con questi piccoli accorgimenti dovreste essere in grado di iniziare il DLC senza grossi problemi. Naturalmente vi ricordo che se il video vi è piaciuto o vi è stato d'aiuto e lasciate un like, aiutate tantissimo il canale. Vi ricordo anche che sul canale trovate la run guidata completa del DLC di Elden Ring Shadow of the Erdtree 3. Ragazzi, questo è quanto, noi ci vediamo nella prossima puntata con un nuovo tutorial di Elden Ring. Ciao!